Alla fine termina con un pareggio 1-1 tra Jolly Montemurlo e Pistoiese, una bella partita, tante occasioni, tanti episodi veramente da rivedere. Se da una parte la Pistoiese a livello tecnico un po' più superiore rispetto ai pratesi, dall'altra però gli uomini di Mister Sette Soldi hanno veramente messo tutto in campo, soprattutto il cuore. E arriva il tanto atteso fischio di inizio al Nelli di Oste di Montemurlo, un derby tra due squadre che hanno obiettivi diversi. Gli arancioni puntano alla vittoria del campionato, i pratesi da neopromossi ad una buona posizione in classifica per rimanere in questa categoria. Pistoiese che scende in campo senza Colacchioni, ancora alle prese con un infortunio, e guidata in panchina dal secondo Coppola per la squalifica di Mister Morgia per due giornate. Biancorossi invece al completo. Davanti a più di 500 tifosi arrivati da Pistoia i ritmi di gioco sono subito alti, ma a tenere la manovra sono gli ospiti che al dodicesimo trovano il vantaggio. Cross dalla fascia di Toledo, puntuale Bigoni al volo, supera Paoletti. Più tardi al diciannovesimo Gambadori e compagni reclamano un fallo di mano in area, ma si continua a giocare. Mentre il tiro di Giordani vola di poco sopra la traversa, esce fuori anche il Montemurlo con Mammetti al ventunesimo. L'1-1 arriva al ventisesimo su calcio di rigore. Fabbri in aria viene travolto da Sambo e l'arbitro indica il dischetto. È lo stesso numero 10 a partire dagli 11 metri a realizzare. È da questo momento che i padroni di casa sembrano acquisire più fiducia e in diverse occasioni si rendono pericolosi. Sul finale dei primi 45 minuti torna a creare qualcosa anche la Pistoiese, ma il risultato non cambia e tutti negli spogliatoi. Le emozioni del match continuano anche nella ripresa. Prima è bravo Sambo a respingere con i piedi il tiro di Mammetti, poi ben tre occasioni gol per gli arancioni. Prima salva sulla linea Oliveri, poi Bigoni e Giordani dalla stessa posizione non ne approfittano, calciando addosso a Paoletti. Gli arancioni continuano ad attaccare ma non riescono a concretizzare tutto quello di buono costruito davanti ad un fortino difensivo degli uomini di Mister Sette Soldi. Gli ultimi minuti si giocano 11 contro 10 per l'espulsione di Manetti per i casalinghi, ma ormai la pratica è chiusa, 1-1. Pistoiese che non riesce ancora a vincere in trasferta e Montemurlo che continua la sua serie positiva, arrivata ora a 9 risultati utili.